Buon sabato, amici celiaci. Oggi ricetta naturalmente senza glutine, perfetta per voi che avete problemi di celiachia, ma anche per tutta la famiglia. Naturalmente senza glutine, creata dal nostro chef Marco Caldora. Ben rivisto anche oggi, facciamo questa ricettina molto molto semplice. È buona anche per i non... Buona per tutti, perché glutine, naturalmente senza glutine, quindi insomma... Senza, proprio di suo è un piatto senza glutine, quindi va bene per tutti. Facciamo una scottata di tonno con la caponata. La caponata la facciamo espressa, molto fresca, non facciamo proprio la caponata proprio assolutamente. Quella stracotta. Ecco, facciamo bella croccante, bella cosa. Mazza, che bello questo pezzo di tonno. Sì, questo abbiamo preso il filetto. Questo non vuol dire che il resto del tonno, per cavare questo, abbiamo buttato. Dal filetto, del filone di tonno. Questa è la parte centrale. Questa è la parte centrale che usiamo per fare questa scottata. Il resto, tipo la ventresca, ci facciamo un arrosticino, ci facciamo la matriciana, i pezzi, la matriciana di tonno. Buonissima, io l'ho assaggiata, la tua matriciana di tonno. I pezzi più grossi, facciamo un arrosticino di tonno, quindi viene utilizzato per altre preparazioni. E sto cubetto, proprio sto lingottino, lo utilizziamo per fare la scottata. Bene, chef. Allora. E qua gli ingredienti sono sempre molto semplici e di facile reperibilità. A parte il tonno, abbiamo bisogno di aglio e rosmarino, un po' di sale grosso. Qua abbiamo un po' di verdurine fatto a una brunoise fatta a cubetti. Quali verdure sono, chef? Ma qua abbiamo messo la melanzana, abbiamo messo il peperone, la zucchina, carota, la patata eviterei perché poi la cottura è diversa, sfalda un po' di più, crea sempre quella crema che non voglio dare a questo piatto. Okay. Per il condimento faremo una salsa molto semplice con aceto, limone, olio extravergine d'oliva e un cucchiaino di senape. Okay. Faremo una salsa da condimento. La prima cosa che andiamo a fare la caponata. Okay. Prima ci mettiamo una cipolla, un po' di cipolla, eccola qua, padella bollente, senza olio. Ok. Dopo la lasciamo senza olio, la lasciamo proprio in questa maniera. E facciamo tostare più che rosolare. Quindi stiamo tostando la nostra cipolla. Facciamo scottare, che già comincia a rilasciare i suoi profumi. Quindi anche qui non abbiamo aggiunto olio, niente. Lo metteremo proprio alla fine. Come abbiamo fatto quella volta per la seppia. Esattamente. Così abbiamo le verdure belle croccanti. Ecco qua. Questo si è tostato. Qua adesso aggiungiamo le verdure. Padella larga, non devono stare troppo ammucchiate. Altrimenti poi con i liquidi stessi vanno a sfaldare. Beh, si lessano, quindi diventano morbide. Quindi noi dobbiamo lasciarle così. Padella larga, così i liquidi man mano che escono, con la padella stessa che è rovente, evaporano. Quindi le verdure non hanno liquidi. Ecco qua. Perfetto. Se tu mi guardi questo già. Come no, chef? Stavo per dirtelo se potevo. Per chiedertelo oramai. Io mi faccio la... Sono il tuo secondo. La salsina. No, quella è Federica. Vero? Sì. Federico ormai. Facciamo la salsina, prendiamo la senape, un cucchiaio di senape. Sai, stavo pensando l'altro giorno, ero proprio ai fornelli, che devo comprare anche un biberon da chef, più di uno. Sì, ma sono molto, comodissimi. Sono molto utili, guarda, veramente. Ma soprattutto se si fa una salsina e poi avanza, dove la metti? Per non rovinarla, anche per non farle prendere il sapore di frigorifero, no? È vero. Quindi lì rimangono belle sigillate. Qui abbiamo messo appunto senape e olio, limone e aceto. Ecco qua. La parte di olio è sempre superiore perché... Ok, quindi prima la senape... Senape, limone e aceto. Proporzioni uguali oppure? Proporzioni diciamo quasi uguali, sì. Quasi uguali. Okay. E un po' d'olio. E andiamo ad emulsionare, in modo che si scioglie. Perfetto. Là ci sei tu. Ci sono? Fa un altro pochino ancora che aggiungiamo l'olio. Sto tostando. Poi le verdure veramente fatte così sono ottime anche proprio come... Ecco. Il contorno.
mettiamo l'olio. Giro? Sì, e giro. E così arriva proprio tutto il profumo delle verdure, sì, sì, e dell'olio. Adesso passiamo alla cottura del tonno. Sì. Quindi anche qui filo d'olio. Filo d'olio. Aglio. Con la camicia. Rosmarino. Rosmarino. Facciamo dare profumo alla padella con il rosmarino. Ma qui il trancio lo andiamo a cucinare tutto, chef? Sì, sì. Tutto? Mazza, sì, sì, quanto è grande! Beh, anche perché il tonno comunque non deve cuocere tanto, no, vero? Una scottata. C'è proprio una scottata, ecco, ricordiamo che comunque deve essere precedentemente abbattuto, sì, e ricordiamo anche che il tonno è veramente buonissimo mangiato crudo, è veramente ottimo. L'importante è abbatterlo, questa è una cosa molto importante soprattutto per il tonno. Eccoci qua. Ci siamo? Sì. Prendiamo il lingottino. Quindi padella molto calda. Molto calda. Ah, mettiamo il sale grosso? Sì. Un pochino, quello mettiamo. È bello vedere come sale proprio la cottura da sotto, sì, guardate, sì, qui. Sì, sì. E come arriva il profumo del rosmarino? Nonostante l'abbiamo tolto. Anche se non c'è più. Facciamo fare circa 15-20 secondi per lato. Per lato. E allora credo che è arrivato il momento di girare, chef. Proprio ci rendiamo conto guardando la lineetta sotto, sì, come praticamente come cambia il colore, sì, sì, di questo bel lingotto di tonno. Perché il tonno, ricordiamolo, chef, se andiamo a cucinarlo troppo, a cuocerlo troppo, diventa stopposo, esatto, diventa duro, non ha più. Perde anche di sapore, è proprio un peccato. Perde anche di consistenza. Poi quel pochino, poi quel contrasto caldo, che è la parte esterna, cotta, che è, esatto, calda ed è cotta, contrasta con il crudo e freddo, perché poi è freddo, sì, è vero, centro, è molto molto gradevole. Un filino d'olio. Questo aiuta un po' la cottura, vero? Aiuta un po' la cottura e le carni fa da come una spugna, assorbe anche, okay, il sapore. Anche il sapore, sì. E per le estremità che facciamo? Le passiamo oppure? No, le lasciamo così. Le lasciamo così. Bellissimo, un quadrato perfetto. Sì, sì. Proprio un quadrato perfetto. Bellissimo. Bello, bello. A questo punto ci prepariamo per possiamo per impiattare. Sì. Ha un profumo questo tonno, chef. Solitamente il tonno passato in piastra non ha un grande odore, invece questo veramente profuma solamente. Questo veramente ci indica la grande qualità di questo pezzo che sta utilizzando il nostro chef. Ah, lo tagliamo poi? Eh sì. Ah. Che pesce meraviglioso che è il tonno, chef, vero? Poi del tonno si butta veramente poco, niente, poco, si butta quasi niente. La rovina di questo pesce è stato il tonno in scatola, lo posso dire, non me ne vogliono ma i produttori, sì, perché, ma hanno creato una cultura sbagliata. Viene associato a quello. A quello, ma non, cioè, se non parliamo con i bambini, con la maggior parte dei bambini, non c'entra niente. Loro identificano il tonno con la scatoletta e questa è una cosa sbagliata. Inconcepibile, veramente. Quindi facciamo cultura in questo senso, soprattutto alle mamme, voglio dire questa cosa. Che belle carni, chef. Che meraviglia. Semplice, semplice, ovviamente, senza che io lo dico,
Però, insomma, veramente il requisito fondamentale per realizzare questo piatto è la grande, estrema qualità della materia prima. Quindi dobbiamo veramente avere un bel pezzo di tonno che sia di grande qualità. Sicuramente la qualità premia. Un buon risultato si fa con la qualità del tonno stesso. Qua adesso prendiamo la nostra... Ah, giusto, mi ero dimenticata, ero talmente incantata. La nostra salsina. E ricordiamo senape, aceto e olio. Olio e limone. E limone anche. Andiamo a rilassare in questa maniera. Ecco qua. Mazza che bello, chef. Ah, rimettiamo un po' di sale grosso. Bellissimo. Sale grosso. Dà anche un po' quel croccante. Eh sì. Voilà. E il nostro piatto anche oggi... È pronto. Anche oggi vi abbiamo proposto un piatto veramente di facile e facilissima realizzazione, pochissimo tempo di cottura, pochi ingredienti, però ovviamente grande qualità. Grande qualità. Grazie chef per questo piatto. Grazie a voi e ci vedremo presto. Molto presto, sempre su Rete 8, Chef in Cucina tutti i giorni. A domani. Il basilico ha delle proprietà sedative, calmanti, antistress. È ottimo per chi soffre di insonnia e di stati di agitazione. In più è un alimento ricchissimo di ferro.